lì, ci vediamo il 9 aprile al centro commerciale Tiburtino a Roma. E il 10 aprile al centro commerciale Giotto a Padova. Ci divertiremo tantissimo, potremo fare tante foto e firmarvi il nostro nuovo libro. Non vediamo l'ora di vedervi. Ciao. Ciao. Ehi Dominique, giochi insieme a me ai videogiochi. Dominique, come stai? Sto malissimo. Sembra che una palla gigante mi è caduta addosso. Ma, sento tutte le ossa distrutte cosa? Distrutte. Ma la palla di gomma o di ferro? Di ferro. Addirittura. Oh, povera Dominique. Le è venuto un po' di raffreddore, ha preso freddo. Un po' di raffreddore? Sto malissimo. Non ce la farò. No, non ce la farai. Non sarai un po' esagerata? No, mi dispiace, Eric. Va bene, ci penso io. So come farti stare meglio. Arrivo. Con questo qui si sentirà meglio. Dominique, guarda cosa ti ho portato. L'uovo di Pasqua dei D'insieme. Tutto per te. Con dentro la sorpresa dei D'insieme. Il cioccolato dei D'insieme. Ti piace? Stai meglio? Come stai? Bellissimo. Sì, è bellissimo, lo so. È veramente molto bello. Sì, ma metti di tossire. Come stai? Adesso ti senti meglio. Io lo so, puoi aprirlo se vuoi. No, Eric, adesso mi sento malissimo, lo apro più tardi. Ah, ho capito. Ho capito, tu vuoi? Un attimo, ragazzi. L'altro modello dell'uovo dei D'insieme, questo qui, ti piace? Volevi questo? È per questo che non ti sei ripresa? Volevi anche questo, li vuoi tutte e due? Cosa c'è, Dominique? Guarda, è quello cartoon, ci siamo noi giganti però nella carta. Lo vuoi? Allora? Ed è ancora più grande. Sì, sei una golosa, ecco te. Ecco. Grazie, Eric. Ecco, adesso come stai? Come stai? Eh? Come stai? Non me lo dire, stai meglio. Sono più felice, sono bellissime. Però sto sempre male. Ho la tosse. E il cioccolato non mi farà passare la tosse. Ah, giusto. Cos'è che fa passare la tosse? Lo sciroppo! Dominique, devi prenderti lo sciroppo. Ci penso io. Lo prendo tra un po'. Per ora basta urlare, lasciami riposare. Va bene, ti lascerò riposare. Però ti lascio questo qua. Ti ho preparato lo sciroppo, Dominique. Quando vuoi, bevilo, ok? Grazie. Io direi subito. Ma che fa? Si è addormentata così, con le uova? Vabbè, lasciamola dormire. Buongiorno ragazzi, io sono Eric e la ragazza raffreddata di poco fa è Dominique. E insieme siamo insieme, ed insieme sì. Popito, yeah. Mondo come lo vuoi. Ok, e adesso sarebbe qui con me a dirmi: smettila di ballare, se solo non fosse raffreddata. Ho preso freddo, la piccolina. E adesso se ne sta sul divano a soffiarsi il naso, a tossire, a starnutire. Speriamo che si riprenda presto. Voi ragazzi lasciate like qui sotto questo video se pensate che io debba prendermi cura di lei. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. Però adesso mi sa che non dovrei urlare se sta riposando. Addormentata. Ok, forse dovrei davvero prendere lo sciroppo. Dov'è che Eric l'ha lasciato? Ah, eccolo, prendiamolo. Ah, che carino, me l'ha anche preparato. Ma siamo sicuri che devo prendere tutto questo sciroppo? È tantissimo. E questo cos'è? Il misurino dello sciroppo. Vabbè, prendiamolo e basta. Avrà letto le istruzioni. Certo che ha proprio uno strano colore. Uno sciroppo nero. Speriamo che non sia troppo brutto. Forza Dominique, ti serve. Devi riprenderti. Preso. Non era male. Speriamo che faccia effetto presto. Eric, ho preso lo sciroppo. Oh, finalmente lo hai preso! Era brutto, vero? Ha un gusto tipo cemento. No, veramente era buono. Oh, che strani gusti che hai. Io l'ho preso e vi assicuro che era bruttissimo. Comunque, adesso ti senti meglio. Ti è passata la tosse, come stai? Miau. Casa? Hai detto miau? E che significa? Volevo dire meglio, sì, meglio. Ma hai detto miau? Meglio. Strano, però sono contento che ti senti meglio.
E adesso dov'è che vai? Da nessuna parte, non preoccuparti. Ok. Oh, se si è alzata allora sta molto meglio. Tutto merito mio e del mio sciroppo. E questo cos'è? Ma non manca nulla da qua. Lo sciroppo è allo stesso livello. Il misurino non è nemmeno sporco. Allora mi ha mentito, non ha preso lo sciroppo. Ma c'è questo bicchierino sporco e c'è un liquido strano. Cosa ha bevuto Dominique al posto dello sciroppo? Dominique, ehi, guarda che non ti sei presa lo sciroppo. Devi ancora prenderti lo sciroppo. Ma che stai facendo? Perché ti sei cambiata? E perché ti sei vestita tutta di nero? Vabbè, ti stavo dicendo, devi prenderti lo sciroppo perché quello che hai preso non era sciroppo. Ma che cosa hai preso? Ho preso lo sciroppo e adesso mi sento molto molto meglio. Davvero? E perché ti sei vestita di nero? Sei tipo vellutata, sembra quasi che tu abbia un mantello. Grazie. Un mantello un po' horror però. Oh! Che vuol dire? Vuol dire zitto, non parlo più. Non volevo offenderti, è solo che è strano vederti vestita così dentro casa. E poi di solito sei tutta colorata. Vabbè, non fa niente, se piace a te, ok, ok. Ehi, ma perché fai versi strani? Va bene che stai male, ma non te la prendere con me. Cosa stai facendo? No, davvero, cosa stai facendo? Tu ti sei leccata e ti sei pulita? Davvero l'hai fatto? Dominique, lì c'è il bagno! Ragazzi, è davvero strana. Non mi sembra affatto che stia bene, anzi, mi sembra che stia peggio di prima. Che vuoi dire? Ma che ti prende, Dominique? Ma perché fai questi versi? Sembri un mostro! Lasciami stare da sola, ok? Ok, ok, ok! Ma è completamente impazzita, ragazzi! Che devo fare? Ho prurito nello schermo! Perché non riesco a grattarmi? Si comporta in modo troppo strano. C'è qualcosa che non va. E adesso dov'è che va? Teniamola d'occhio e cerchiamo di capire che cosa le prende. Ciao! Ma quanto sei carino! Sì, hai ragione. Ha ragione, ma ha ragione chi? Cosa? Perché Leo ha ragione? Lo so, penso anch'io che questo divano sia comodo. Ehi Dominique, ehi Leo, che fate? Ce ne stiamo qui tranquilli sul divano, Leo dice non disturbare e lo dico anch'io. Leo dice? Ma non è vero, Leo mi adora. Non è vero piccolino. Ma perché? Vai! Non disturbarci, lo sanno tutti. I gatti devi lasciarli tranquilli. Vero Leo? Lo so, è strano. Ma che dici Dominique? Leo non ha detto niente. Leo non può dire niente, è un gatto. Davvero? Questo divano è il tuo preferito perché è bello da graffiare? Cosa? Vediamo. Ma che fai? Ferma, ferma. In effetti è rilassante. Ferma, ferma. Visto? L'hai fatto scappare. Tu l'hai fatto scappare. Ma sei impazzita? Parli con il gatto e mi graffi pure. E poi? Guarda, hai graffiato tutto il divano. Ma cosa sei? Sei diventata un gatto anche tu. In effetti sembra di sì. Dominique, perché ti comporti come un gatto? Ma cosa fai? Ti strisci sul divano? Come un gatto. Ma... per caso, sei un gatto? Miau! Perché Dominique è diventato un gatto? Forse ho capito! Ma Dominique è diventato un gatto! Un gatto nero! Con quel vestito nero! Quel vestito sembra una pelliccia nera! Ragazzi, so che cosa è successo. È colpa sua, colpa di questo bicchierino. Un bicchierino misterioso che non sappiamo da dove sia saltato fuori. Questa è opera del dottor Timothy. Penso che Dominique abbia bevuto una pozione del dottor Timothy. Il dottor Timothy si diverte a fare delle pozioni che lascia in casa nostra sperando che le beviamo. Ha fatto pozioni di ogni tipo, pozioni che ti trasformano e ti fanno diventare in un modo diverso. E adesso Dominique è diventato un gatto nero, non c'è altra spiegazione. Dobbiamo fare qualcosa, non sappiamo quanto durerà l'effetto di questa pozione. E dobbiamo stare attenti perché Dominique potrebbe fare di tutto nel frattempo. Ragazzi, voglio fare un esperimento. Se Dominique è davvero diventata un gatto, non resisterà a questo qui. Vedete, già non esiste nemmeno Leo. I nostri gatti adorano questo gioco.
devono acchiapparlo. Vedremo subito se Dominique si è trasformata veramente in un gatto. E se lo è, sarà contenta perché giocherà. E i gatti sono felici quando giocano. La terremo un po' tranquilla grazie a questo. Scopriamolo subito. Proviamo, avviciniamolo. Sta funzionando, sta funzionando. Fermo Leo, fermo, fermi. Lascia. Lo sapevo ragazzi, sta funzionando. Oh no, sta funzionando. Allora Dominique è veramente un gatto. E allora, ti piace questo gioco, ti piace? Dai, fai piano. Certo che è un po' difficile giocare con un gatto gigante come Dominique, eh? L'hai rotto. È il preferito di Mice e Leo. L'hai rotto. Povero Leo. Esperimento riuscito. Dominique è un gatto. Ma Dominique, mi ridai l'altro pezzo? Vorrei aggiustarlo. Dai Dominique, ti prego, vorrei aggiustarlo. Dammelo. Ehi. Ma è Leo. Dominique è completamente fuori di sé. È un gatto molto arrabbiato. Come faccio ragazzi? Come faccio a far tornare Dominique normale? E nel frattempo come la tengo impegnata? Non ho giochi per gatti giganti. Ma sei impazzita Dominique? Perché hai fatto così? Perché sei sbucata dal nulla facendomi saltare in aria? Mi hai fatto prendere uno spavento. Lo so, è bellissimo farlo mio. È bellissimo spaventarmi, ma cosa dici? Tu sei un gatto tremendo, non sei come Mice e Leo. Tu sei un gatto gigante tremendo. Mi ricorda qualcosa. Un gatto gigante cattivo e nero. Dominique non si è trasformata in un gatto qualunque. Dominique si è trasformata in Cartoon Cat, il gatto nero gigante cattivo del videogioco. Ma... Perché l'ho fatto? Oh sì, i gatti ogni tanto fanno queste cose. Oh no, la situazione è peggiore di quanto pensassi. E adesso che cosa facciamo? È impazzito. D'insieme, d'insieme, d'insieme.